17 settembre, oggi è il mio compleanno, ne faccio 47. Diciamo che oggi mi sento un po' vecchio, non solo per i miei anni, ma anche perché insomma la testa inizia a far qualche blackout. Stamattina è partita malissimo perché mi sono dimenticato il mulinello in campeggio, quindi sono dovuto di una canna, dall'altra ce l'avevo, sono dovuto tornare in campeggio e ho perso quasi un'ora, insomma, ero qua alle 6 del mattino, alla fine sono entrato in pesca alle 7 e mezza tra una balla e un'altra. Anche perché è un anno, più di un anno che non pesco sugli scogli, quindi mi devo tirar via anche un po' di ruggine. Oggi è il primo giorno dopo tanto e vediamo che succede. Vai, si prova lo stesso. Comunque, a sinistra è montato amo della 3/0 col testone di Rimini per grosse orate identici, e a destra qua canna light con pezzettino di verme di Rimini. Oggi pesco coi Rimini. Intanto lì mi sta venendo a trovare una medusa, dovrebbe essere la medusa margherita se non sbaglio, non so se si vede la nera, quella macchia nera lì che si muove, e si vede anche la corrente, queste si muovono con la corrente, vedete c'è tanta corrente, infatti ho tutti i fili a sinistra delle canne, e il che non è bello perché spinge tutto il filo sugli scogli sott'acqua e quando è così ci lascio giù il mondo. Vabbè, sto tirando su che c'è troppa corrente. E cosa c'è attaccato? Solito sciarrano. Questo è uno sciarrano o perchia, anche piccolino. Dai, che ce la fai. Vediamo, speriamo. Pezzettino di verme di Rimini. Cioè, non vedevo muoversi da troppo tempo con i pezzettini di Rimini e i pesci gli danno. Quindi se non si vede muovere vuol dire che un pesce l'ha preso e si è infilato in tana. Infatti lo sciarrano fa questo. Quindi rinneschiamo subito. È settembre, ma fa ancora caldo, quindi praticamente è piena estate. Estate vuol dire tanto pesciame, piccolino. Guardate che gli dà, non so se si vede là in punta. Aspettiamo, vediamo se arriva un pesce più grande a mangiare. Ogni tanto il pescetto piccolo gli dà e fa uscire sangue al verme di Rimini e altri pesci più grandi arrivano e mangiano. Quindi a volte vediamo delle toccatine di pesce piccolo, io consiglio di lasciar lì. Quando vediamo la tocca più secca e più decisa possiamo provare a ferrare, perché probabilmente è un pesce più grosso, perché vanno in competizione alimentare e arrivano parecchi pesci, iniziano a mordicchiarlo e il più grosso poi normalmente riesce a prendere tutto il boccone e mangiarlo. Vabbè, niente, proviamo a tirare su perché tanto qua. Ecco che ha preso il fondo. Vediamo cosa si è rotto. Speriamo che si sia rotto solo l'amo, non tutto il shock leader, perché un nodo, ha ceduto un nodo, strano, vuol dire che l'ho fatto male. Rifacciamo tutto. Ancora gli sta dando, eccolo lì, colpetti. Pescetto, però a sto punto canna in mano e ferriamo. Vediamo se stavolta non incagliamo, perché se sono sciarrani cosa fanno? Mangiano e vanno a infilarsi in tana sentendo trazione. Qua c'è un pescetto, solito sciarrano come prima. Lo mettiamo lì che magari lo usiamo come vivo. Bella mangiata. E qualcosa c'è. No, oh, incastrato. Cazzo, aveva fatto una bella partenza. Niente. Qua è difficile sto posto. Si è infilato tra gli scogli. Ha fatto una bella partenza. Sono posti difficili, ragazzi. Molto. Adesso qua non ci sono tante opzioni. Niente, addirittura ho rotto qua.
purtroppo ho già rotto 3-4 volte. Niente, stamattina non si riesce a entrare in pesca. Spaccato tutto, ho dovuto cambiare anche l'intero filo della bobina perché l'ero incagliato e l'ho spaccato praticamente sotto riva, quindi avevo fuori 200 metri di filo. E poi ho rotto di nuovo. C'è moltissima corrente, quindi oggi è difficile. Ho mangiato tutto. Rinneschiamo. Dunque, inneschiamo un bel pezzone di rimini, ago di rimini. Meglio mettersi sugli scogli, tenerlo piatto con la mano. Ok, lo leghiamo bene. Soprattutto in prossimità di dove spunterà l'amo, lo facciamo più stretto. Qua dove c'è l'amo lo facciamo un pelo più stretto. Le api non ci danno fastidio, basta non fare niente che non pungono. Vogliono solo mangiare, succhiare un po' di sangue. Ecco, ora è un pezzo un po' esagerato per un amino dell'uno, piccolino, vedete la proporzione, però siccome non sto prendendo niente aumento il volume dell'esca per attirare un po' di più. Tanto se è un pesce grande lo ingoia comunque, ma se è un pesce piccolo lo scoraggiamo e magari mi dura anche un po' di più. Eccolo qua. Ecco, vedi che però qua a me non piace perché è troppo mollo, allora qui preferisco, dove c'è l'amo, stringere in modo tale che fuoriesca bene l'amo. Adesso mi piace di più. Allora, lanciamo. Mi sembra che la corrente anche stia diminuendo, quindi c'è il cambio di marea probabilmente, e quindi momento favorevole. Di nuovo, appena lanciato gli ha dato un bel colpo, e ancora, vediamo se rimane attaccato stavolta. Stavolta c'è un bel pesce, ragazzi. Stavolta c'è un bel pesce. Se non è un grongo, maledetto, è un bel pesce. Porca. Sarà un grongo? Figa, se pesa. Vediamo che cazzo è. È un bel pesce, eh? Vediamo cos'è. È un grongo, va. Sapevo io. Anzi, una murena. Prima murena che becco qua. Figurati se non era una murena. Cazzo, pure il filo beccato. La murena, è da un po' che non beccavo la murena. Mi sono pure ingarbugliato con l'altro filo, che casino. Allora, una roba alla volta. Ma sono riuscito a tirarla su perché si è arrotolata, vediamo.
Pensa a te. Niente, devo tagliare il filo. Adesso i miei amici siciliani mi diranno che sono un pazzo a rilasciarla perché loro la mangiano. Vedete, poi uno spacca, non sa neanche perché. Sti pesci di tana. Adesso questa qua gli rilasciamo la libertà. State attenti ragazzi se prendete perché hanno dei denti, le murene bestiali, eh. Ah no, l'amo, eccolo lì, ce l'ha in bocca, no, poverina, allora dobbiamo rilasciarla e dobbiamo tirar via l'amo. Vediamo se vuole aprire la bocca e collaborare, e se no. Vorrei tirargli via l'amo prima di lasciarla libera. Eccolo qua, l'amo. Boh, operazione riuscita. Eccolo qua, almeno la rilasciamo. Felice, senza rottura in bocca. Ok, via, eccola lì. Via, dai che sei libera. Eccola che nuota. Che bella però, eh? In tutta l'Istria è la prima murena che prendo. Ne ho prese tante giù in Dalmazia. A sud della Croazia, qua non ne avevo mai prese. Dunque, la murena che ho preso prima, se non avessi visto piegarsi leggermente la canna, l'avrei persa perché ho su un filo dello 0,33 e una meno dell'1. La murena parte i denti, ma poi si arrotola come il grongo, sfrega sui sassi e romperebbe il filo. Quindi si intana, soprattutto dopo che ha mangiato. Quindi, in quel caso avrei semplicemente sentito come se si fosse incagliato sul fondo, invece no, è un pesce che ha mangiato e si è intanato. E quindi diciamo che sono riuscito a cavarla fuori velocemente di forza perché sennò mi avrebbe tranciato il filo. Quindi occhio, quando si piega, flette anche di poco, leggermente, a volte sono pesci di tana. È la frequenza con cui si va a pescare che ripaga, perché si affinano i trucchetti, non ce li si dimentica, ci si tiene sempre allenati. Io oggi è praticamente un anno che non facevo pesca dagli scogli ed sono ancora tanto arrugginito e ho perso insomma un po' la mano in tutto, quindi perdendo tempo, rompendo di più e non prendendo quasi nulla oggi. L'ideale sarebbe fare uscite regolari. Non tutti hanno la possibilità di farlo, però quello fa la differenza poi nei successi in pesca. Facciamo l'ultimo innesco della giornata con l'ultimo pezzo di Rimini e poi basta. Finita la giornata. Non ho preso nulla, ho perso tanti terminali, tanti piombi purtroppo. E il mare oggi, malgrado il mio compleanno, mi assomiglia un po', nel senso che non amo io festeggiare i compleanni, fare i regali, mi piace farli quando uno non se li aspetta. E vabbè, oggi me lo aspettavo e quindi me lo merito. Il mare mi regalerà qualcosa, magari quando appunto non me l'aspetterò in altri giorni. Ciao!